Ciao a tutti, sono Alex Barberis. Oggi sono qui in veste di dimostratore per la nuova azienda Drumtime Percussion, l'azienda con cui collaboro da poco tempo, dove abbiamo iniziato la collaborazione grazie a una mia idea e a una loro, diciamo, iniziativa di creare strumenti a percussione. La mia idea è stata quella di creare dei cajon drums, quindi dei cajon però suonabili dietro ogni set di batteria. Però per quello che voglio fare oggi, cioè presentarvi oggi, è appunto il pad allenatore chiamato da noi, l'azienda Drumtime Percussion, iCoach. E quindi mi è venuta in mente l'idea di creare un pad allenatore molto simile a tanti altri pad allenatori, con però la possibilità di appoggiarci sopra un tablet o uno smartphone. In questo caso volevo presentare una piccola modifica, quella di mi è venuto in mente di utilizzare un piezo elettrico. L'applicazione del piezo elettrico serve per applicarci poi un altro apparecchietto, che è questo. Si chiama iRig. Questo apparecchietto in pratica serve per far entrare e uscire il suono, quindi la musica. Sia l'iPad che l'iPhone hanno soltanto delle uscite, quindi non ingressi. E l'iRig serve per questo, serve per dare la possibilità a un musicista di entrare col proprio strumento e di uscire o in cuffia o ovviamente tramite un impianto. In particolare utilizzo per dimostrazione un'applicazione che si trova appunto per iPad e per iPhone, che si chiama Impactor, cioè con la K, Impactor. È stata presentata in anteprima, diciamo, su Drumset Mag dall'amico percussionista Carlo Marzo. Questo tipo di applicazioni in realtà sfrutta il microfono stesso dell'apparecchio, quindi il microfono interno, e questo che vedete è un campionatore alla fine, cioè ha dei suoni campionati di alcuni tipi di percussioni svariati, addirittura manipolabili. Utilizzando il microfono però dà problemi di rientri, grazie alla rig, potrei sfruttare il piezo elettrico. Quindi non funzionerebbe più il microfono interno dell'applicazione, ma il piezo, che ovviamente è privo di rientri. Bene, adesso non mi resta altro che farvi ascoltare alcuni suoni, ma comunque non è la dimostrazione dei suoni, ma di quello che può, cioè l'interazione di quello che è il pad allenatore con questi tablet. Ok. Thank you.
Time Percussion vi ha dimostrato il pad allenatore iCoach e niente, arrivederci alla prossima. www.drumtimepercussion.com. Ciao da Alex Barbase.